un ambiente stupendo, questo chiostro è veramente accogliente e vive della luminosità della Sicilia, oltre che dell'accoglienza del verde, quindi una cosa bellissima. In questo cortile troviamo la natura, la storia, storia e quella contemporanea, quindi queste opere che vengono esposte periodicamente, quindi la capacità di coniugare la contemporaneità con tutto ciò che le comunità hanno costruito e mantenuto fino ad oggi con un grande impegno. Quindi un bel biglietto da visita e anche un bel segno di accoglienza. Beh, intanto c'è un progetto espositivo che non segue semplicemente un ordinamento per tipologie oppure per cronologia, quindi non soltanto i quadri da una parte, le statue dall'altra, gli argenti dall'altra, ordinati secondo criteri formali piuttosto che cronologici, dal più antico al più recente. Ma c'è un percorso anche dal punto di vista che caratterizza l'esperienza di un museo diocesano che valorizza gli aspetti anche dell'evangelizzazione, cioè attraverso la storia degli oggetti si cerca di far comprendere alle persone a cosa sono serviti e nello stesso tempo dare un'idea di cosa è stata la diocesi nelle sue evoluzioni storiche e anche nel suo territorio. Il futuro dei musei diocesani, il futuro sta nelle mani del Signore, per cui questo è una cosa molto interessante. I musei diocesani possono svolgere un grande ruolo all'interno della comunità diocesana nel momento in cui vengono visti non come peso, ma in un modo intelligente come occasione per incontrare le persone e per essere un segno di accoglienza, luogo di scambio non soltanto tra gli artisti, ma anche tra il pubblico che nelle nostre città arriva con culture diverse, sensibilità diverse, religioni anche differenti, ma che in un museo diocesano può trovare persone che accolgono. Questo è anche un altro aspetto. Chi è al desk di accoglienza nei nostri musei non lo fa soltanto perché c'ha un orario da garantire, ma la familiarità, la semplicità e l'accoglienza fa proprio la differenza sul modo di vivere il museo diocesano. È davvero una visita eccezionale perché da tanto tempo che chiedevo questa visita, finalmente c'è stata l'opportunità di realizzare questo mio desiderio. Oggi abbiamo qui ospite al Museo Diocesano, ma anche in diocesi, Don Valerio Pennasso, che è il direttore nazionale dell'Ufficio Beni Culturali e dell'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, con il quale collaboro in qualità di membro del comitato che si occupa appunto della valutazione dei progetti a vantaggio dei beni culturali e dell'edilizia di culto. Siamo molto contenti di questa visita perché abbiamo potuto dare anche visibilità a quelli che sono stati gli impegni di questi anni, anche grazie ai contributi della CEI, perché i contributi dell'8 per 1000 sono stati per noi una grande risorsa per poter permettere a questo museo di essere così come oggi noi lo possiamo vedere, perché ci ha aiutato molto nell'acquisto delle attrezzature e in altri tipi di interventi, perché la Conferenza Episcopale Italiana, tramite i contributi dell'8 per 1000, permette appunto ai musei diocesani, così come a altri istituti culturali, sempre diocesani, di poter appunto dare una mano d'aiuto per la vita di questi istituti, che sono appunto istituti culturali, cioè fanno cultura, creano cultura attorno a questi poli e permettono quindi alle persone che li fruiscono di poter entrare in un circuito culturale di conoscenza, non soltanto degli elementi storici che per esempio raccontano, raccolgono e custodiscono questi istituti come un museo diocesano, ma anche di tutte quelle innovazioni che invece istituti come un museo aperto alla contemporaneità come il nostro può offrire alla collettività.